Si sono svolti solenni festeggiamenti in onore di San Vito Martire nell'omonima comunità di Capaccio Pestum. Abbiamo organizzato una vera e propria missione di popolo, cioè con questa immagine di San Vito siamo andati nei vari quartieri della città di Capaccio Pestum, abbiamo incontrato la gente, abbiamo pregato tantissimo. Soprattutto con Don Orlando abbiamo pensato di coinvolgerli diversamente, organizzando una preghiera particolare. Quest'anno la coroncina in onore di San Vito, che Don Orlando ha composto con brani della vita del santo, con i cinque misteri classici come il Santo Rosario. Poi a posto delle Ave Marie c'è una giaculatoria che abbiamo composta anche con il canto, e abbiamo pensato di coinvolgere così le persone, che hanno gradito tantissimo questa impostazione. Il bilancio finale della festa è: il popolo era sereno nonostante le difficoltà e nonostante le limitazioni. Non è stata una festa a metà, anche il sindaco l'ha detto, perché queste occasioni e queste solennità si vivono interiormente, e questo certamente non è mancato a questa festa. La comunità sente proprio questo santo, anche se quest'anno purtroppo i festeggiamenti sono limitati dalla pandemia, però tanta gente in piazza, comunque è stata celebrata la messa in maniera solenne e la comunità si è riunita e i festeggiamenti sono rimandati all'anno prossimo. Quindi Piazza Santini era gremita, ma comunque nel rispetto delle regole anti-Covid. Stiamo lavorando in modo particolare con l'oratorio per la formazione dei giovani, giovani che stanno lavorando come coanimatori, si stanno formando per animare i bambini in oratorio, e prendiamo appunto esempio e spunto da questo grande santo, San Vito, morto giovane all'età di 17 anni. Quindi per noi è un esempio e uno sprono, in modo particolare a dedicarci ai giovani della nostra comunità, come ai giovani di tutto il nostro comune di Capaccio Pestum. Quindi ecco, allo stesso tempo vogliamo affidare a San Vito tutti i giovani della nostra comunità, affinché sull'esempio di San Vito possano riscoprire il vero senso della vita.